Amici di Manfredonia TV, benvenuti a questo ennesimo appuntamento con il Punto, il rotocalco sportivo a 360 gradi che conduco io, Antonio Castriotti. Giornata di Epifania, tanti auguri a tutti. Riprendiamo dopo la pausa natalizia. Ci siamo visti prima di Natale con l'ultima puntata del Punto e riprendiamo oggi. Per parlare di calcio a 11, il calcio a 5 ha osservato chiaramente un turno di sosta ed ha giocato il basket, ferma anche la pallavolo. Ecco, il Manfredonia Calcio ieri ha battuto in casa per 4-2 il Castellaneta, ma prima di entrare nel vivo di questa partita, leggiamo i risultati della 17ª giornata del campionato regionale di promozione Girone A. Ars et Labor Gottaglie, Ginosa 1-2, Canosa United Slay 1-1, Norba Conversano Nuova Spilazzola 0-1, Real City Noicattaro Calcio 2-0, Rinascita Rutiglianese Football Club Capurso 3-1, Sporting Apricena Donuva Calcio 1971 0-1, Vigor Bitritto Borgorosso Molfetta 2-2, Manfredonia Calcio 1932, Castellaneta Calcio 1962, 4-2. Per una classifica che vede al primo posto in classifica il Manfredonia Calcio 1932 a quota 47, poi vi è lo United Slay 44, Vigor Bitritto 36, Real City 33, Ginosa 28, Castellaneta Calcio 1962, Borgorosso Molfetta 25, Nuova Spinazzola 23, Canosa 22, Asset Labor Grottaglie 20, Rinascita Rutiglianese 20, Norba Conversano e Donuva Calcio 1971 17, Noicattaro Calcio 16, Sporting Apricena 9, Football Club Capurso Fanalino di Coda a 0 punti. Dicevo, una partita che il Manfredonia Calcio ieri ha disputato allo stadio Miramare dopo lo sfortunato purtroppo pareggio contro il Borgorosso Molfetta, che è arrivato soltanto a 10 secondi dalla fine, 1-1, una partita decisa, tra virgolette, dal direttore di gara per aver concesso un rigore, a mio avviso, inesistente, però ci può stare nel calcio di incorrere in errori di valutazione. Il Manfredonia Calcio, che aveva ampiamente meritato la vittoria sino a quel punto, evidentemente il campo del Borgorosso Molfetta e le partite alle ore 11 non portano fortuna al Manfredonia Calcio 1932. Un Manfredonia Calcio che tuttavia, dopo la sosta natalizia, ha raccolto idee, è ripartito alla grande con una vittoria convincente contro il Castellaneta per 4-2, due reti segnate al primo tempo, poi nei minuti finali del primo tempo ha accorciato le distanze il altre due reti nel secondo tempo e poi la seconda rete del Castellaneta al 48esimo minuto del secondo tempo. Grande prestazione di Pasquale Trotta, autore di due reti, diciamo una al primo tempo con un diagonale secco, è entrato in area e ha quindi infilato il portiere sul secondo palo, ma un calcio di rigore eseguito magistralmente. Pasquale Trotta che segna 21 gol in questa stagione. Gol bellissimo anche di Grumo, ma è da sottolineare il gesto atletico di De Filippo, che veramente ha creduto su un pallone lungo, lo ha evitato che andasse fuori dalla linea di fondo, poi un'incursione in area ha servito Grumo per il gol di Grumo, che ci ha consentito in effetti di chiudere la partita. Ecco, che dire, un Manfredonia che ha offerto una grandissima prestazione. Ma guardiamoci gli highlights, diciamo, curati con il commento di Dino Latorre e con la regia di Andrea Colaianni. Inizia nel migliore dei modi il 2020 per il Manfredonia Calcio, battuto per 4-2 il Castellaneta e aver consolidato ancora di più il primato in classifica grazie al pareggio dello Slay per 1-1 a Canosa. Ma veniamo alla cronaca della gara. Iniziativa subito del Manfredonia al quarto minuto con Perez che entra in area e il suo tiro viene ribattuto dal portiere ospite. Ottavo minuto, Trotta mette al centro un'ottima palla per Grumo anticipato dall'uscita di Lovecchio. Al decimo è il Castellaneta a rendersi pericoloso con Di Matera. Morgillo non si fa sorprendere.
quindicesimo del primo tempo, è il momento del vantaggio bianco-celeste, angolo per il Manfredonia, la palla viene smanacciata dal portiere Lovecchio e termina Telera che deposita la palla in rete per l'1-0. 29esimo raddoppio biancoceleste con il capitano Trotta che si porta quasi all'esterno dell'area piccola e chiude la palla sul secondo palo per il 2-0. 31esimo break del Castellaneta con Di Benedetto, la palla di poco fuori. 34esimo minuto, Di Noi ha un'ottima occasione su il tiro che viene parato da Lovecchio. Al 37esimo Trotta ancora protagonista, ma il suo tiro si stampa sul palo alla destra di Lovecchio. Qualche minuto dopo, al 41esimo, il Castellaneta ad accorciare le distanze con Di Matera, complice un errore difensivo del Manfredonia. Nella ripresa subito in campo la squadra ospite che si rende pericolosa. Al terzo minuto è Pinto ad impegnare Morgillo. Ottavo, ancora ospiti in avanti e pericolosi con Di Matera su e il tiro che viene neutralizzato dal portiere biancoceleste. 17esimo, grande slalom di De Filippo tra la retroguardia ospite che poi lascia a Grumo il compito di depositare la palla in rete per il 3-1. 27esimo, mani in aria di Fago per il Castellaneta, calcio di rigore decretato dall'arbitro il signor De Dio di Foggia e ammonito il difensore ospite sulla palla Trotta che realizza il 4-1 per il Manfredonia. Dopo la quarta rete biancoceleste, girandola di sostituzioni per i Sipontini, escono Trotta, Grumo, Eletto e Perez ed entrano Esposito, Armiento, Olivieri e il neoacquisto Fania. Non succede più nulla tranne al 48esimo dove il Castellaneta realizza 4-2 con un tiro da fuori area di Di Matera, complice una deviazione di un difensore sipontino che mette fuori causa il portiere Morgillo. Dopo questa gara il Manfredonia Calcio 1932 si porta a 47 punti in classifica, 3 punti in più dello United Sly, come già detto quest'oggi che ha pareggiato in casa del Canosa. Un Manfredonia che domenica prossima sarà ospite del Bitritto, attualmente terza forza del campionato. Abbiamo visto gli highlights di questa bellissima partita del Manfredonia Calcio 1932, un risultato ineccepibile, ben meritato dal Manfredonia Calcio, se solo consideriamo che Pasquale Trotta nella prima frazione di gioco, oltre ad aver segnato un bellissimo gol, ha colpito anche due legni, due pali. Il risultato avrebbe potuto essere molto più ampio rispetto a quello conseguito contro il Castellaneta. Un risultato ovviamente non prevedibile, certamente abbiamo affrontato una squadra più debole rispetto al Manfredonia Calcio 1932, meno dotata tecnicamente, però ricordiamo che nella nostra partita di andata il Manfredonia riuscì a vincere 3-2 contro un Castellaneta arrembante, pericoloso, con 3 gol di Trotta, con una tripletta del nostro capitano, ma aveva faticato comunque il Manfredonia Calcio per battere il Castellaneta, quindi si pensava che il Castellaneta potesse in qualche modo creare problemi al Manfredonia Calcio 1932, così in effetti non è stato. Grande possesso di palla, grandi verticalizzazioni, grandi giocate, soprattutto la che ha inserito degli under in campo, ben 4 tra cui anche Eletto, buona la prestazione di Eletto che dovrà chiaramente acquisire maggiore forma fisica, è approdato da poco al Manfredonia Calcio 1932. Consideriamo che ieri il Manfredonia ha giocato senza la punta di ruolo, diciamo Terrone, che ha scontato una giornata di squalifica, quindi il fronte offensivo era affidato ai due esterni di attacco, sia Grumo che Trotta, entrambi andati in gol, e a Perez che ha disputato un'ottima prestazione, anzi tutti hanno disputato un'ottima prestazione e quindi facciamo i complimenti a questa squadra, in virtù anche del fatto che il Manfredonia vincendo e quindi il pareggio in
lo United Sly contro il Canosa per 1-1. Il Canosa stava conducendo per 1-0 sino a qualche minuto dalla fine di questa partita, poi un calcio di punizione assegnato allo Sly ha consentito al solito Zotti di pareggiare i conti con il Canosa. Una vittoria importantissima che ci riporta a più 3 sullo United Sly, in vista anche dell'importante e delicato incontro che il Manfredonia Calcio dovrà disputare la prossima settimana in trasferta contro il Vitritto, che peraltro in casa è incappato in un pareggio per 2-2 contro il Borgorosso Molfetta. Ma sentiamo anche uno dei protagonisti di questa vittoria, mister Luigi Agnelli, che ogni volta, nonostante le defezioni del Manfredonia Calcio 1932, consideriamo che mancava Mastro Pasqua, mancava Terrone, mancava Roberto e mancava Basta, che purtroppo si è infortunato, nonostante 4 defezioni è riuscito a mandare in campo una squadra arrembante, una squadra che ha messo letteralmente alle corde il Castellaneta. Chapeau sia a mister Agnelli che a tutta la squadra. Sentiamo l'intervista che mi è stata rilasciata a fine gara da mister Luigi Agnelli. Allora, mister Agnelli, iniziamo bene il 2020, il Manfredonia Calcio batte meritatamente il Castellaneta per 4-2. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, frutto di quello che è stato tutto il nostro percorso fino adesso. Come avete visto, abbiamo giocato anche un ottimo calcio dal primo minuto, abbiamo forse portato a casa meno di quello che abbiamo seminato, perché secondo me qualche gol in più lo potevamo fare e ci stava. Abbiamo preso quei 2 gol, uno sull'ultimo che era su un cambio di vento e gli ha dato una palla un po' più strana, l'altro era un po' più evitabile perché c'era un fallo prima che non si è fischiato l'arbitro, ma non è questo un problema. L'importante è che i ragazzi sono concentrati e chi è subentrato, come avete ben visto, ha dato il suo contributo. Sono entrati tanti under, questo fa capire che stiamo lavorando bene, che stiamo facendo crescere i giocatori in maniera positiva e in prospettiva, e va bene così. Soprattutto questa squadra ha dimenticato in fretta il pareggio purtroppo ottenuto sul campo del Borgorosso Molfetta, diciamo che poteva condizionare questa partita. Vabbè, considera che ci sono state le feste di mezzo, quindi hanno aiutato, dai. Poi quel pareggio si sta stretto anche perché potevamo vincere tranquillamente, però è andata così, il risultato è così, accettiamo il risultato del campo. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra che gioca a calcio e che si vuole divertire. Una squadra che gioca a calcio, ma nella quale il protagonista è Luigi Agnelli. Questa squadra veramente gioca benissimo, palla a terra, verticalizzazioni, ma questa è una vittoria importante soprattutto per il fatto che oggi mancavano 4 titolari importanti in questa squadra. Innanzitutto Terrone, che non abbiamo potuto vedere all'opera, però mancava anche Mastro Pasqua, Roberto e Basta. E nonostante ciò la squadra si è espressa ad alti livelli. Vabbè, comunque la squadra è composta da grandissimi uomini e grandissimi giocatori. Considera che avere questi uomini a mia disposizione mi permette di poter fare questo tipo di calcio, perché c'è un'abnegazione a fare questo tipo di calcio importante, c'è spirito di sacrificio. Come avete visto, chi è entrato come Stoppiello, che voglio elogiare perché oggi ha fatto veramente una grandissima prestazione, il che fa capire che tutti ci sono, tutti vogliono essere protagonisti e tutti sono utili alla causa, e quindi cerchiamo di fare il nostro meglio. È normale, noi faremo sempre il nostro massimo, suderemo sempre la maglia partita dopo partita. Il risultato poi sarà frutto di tante situazioni che si verificheranno in campo e fuori. Ecco mister, lo Sly è incappato in un pareggio a Canosa e diciamo il Vitritto ha pareggiato per 2-2 contro il Borgorosso Molfetta. Siamo a 3 punti sopra lo Sly, affrontiamo domenica prossima proprio il Vigor Vitritto, e diciamo in una partita chiaramente che il Manfredonia dovrà necessariamente vincere per continuare a mantenere questo vantaggio. Sì, noi cercheremo di fare sempre il nostro massimo. Come ti dicevo prima, la vittoria è frutto di tanti fattori. Se i ragazzi continueranno a fare quello che hanno fatto oggi, sicuramente la vittoria potrà arrivare. Ma è importante, secondo me, dare il massimo contributo, dal primo all'ultimo. Oggi l'hanno fatto, domenica lo faranno, perché ne sono certo, perché ho degli ottimi elementi, soprattutto dei grandissimi uomini, e questo mi fa capire che il lavoro e la programmazione fatta negli anni precedenti con questi uomini sta portando i suoi frutti di anno in anno. Come avete visto, il 2019 ci ha portato una media punti altissima, questo è frutto di tutto quello che è il nostro tipo di calcio. Oggi abbiamo giocato con 2 attaccanti esterni che comunque entrambi sono andati in gol, immagino che non vede l'ora di vedere all'opera
Terrone. Sì, io non vedo l'ora di vedere all'opera tutta la squadra nella sua completezza. Questo mi fa capire che comunque chiunque giochi dà il suo contributo. Ho visto anche entrare un 2002 Olivieri che ha sgomitato e ha protetto una palla nel miglior modo possibile. Questo fa piacere. Ho visto un De Filippo terzino sinistro che si è inventato un gol credendoci fino all'ultimo secondo. Questo fa capire ancora di più quanto la squadra ci crede, ci tiene a far bene. Poi il risultato, come ti dicevo prima, è frutto di tutti questi fattori. Se continuiamo ad avere questi fattori attivi e svegli, possiamo ottenere grandi risultati. Grazie mister. Grazie a te. Abbiamo sentito mister Luigi Agnelli, come al solito ogni volta evidenzia la prestazione e la qualità dei calciatori che fanno parte di questa rosa, ma io sono convinto che un plauso vada fatto anche a mister Luigi Agnelli, che ha segnato un record grazie ai suoi calciatori per il Manfredonia Calcio 1932, che nel 2019 ha segnato 2,69 punti in classifica. Quindi è la squadra che ha segnato più punti in tutta Italia e diciamo in tutti i campionati. Ha quindi inciso con questo record. Chapeau a mister Luigi Agnelli e ai calciatori che hanno fatto parte del suo entourage sia nella passata stagione che in questa stagione in corso. Fortunatamente abbiamo vinto, fortunatamente per noi, contro il Castellaneta, meritatamente direi, ci siamo riportati a tre punti sopra lo Oslai. Affronteremo il Vigor Bititto con il piglio giusto, ne sono certo, vedremo all'opera il neoacquisto Nando Terrone, un attaccante di razza, seppur 36enne, ma non importa, è certamente un attaccante che ha un grande senso della posizione e anche del gol, ne ha segnati tanti e quindi lo vedremo all'opera domenica prossima contro il Vigor Bititto. Sono certo che darà certamente un apporto significativo in fase di attacco, nell'attacco sipontino, e quindi speriamo che possa segnare tanti gol e consentire al Manfredonia Calcio di proseguire in questa marcia vincente verso la vittoria con gli scongiuri di questo campionato, perché è importante evidenziarlo, il Manfredonia Calcio deve vincere questo campionato, perché noi tifosi del Manfredonia Calcio vorremmo festeggiare con la squadra, con la società, e quindi segnare la storia con una vittoria del campionato regionale di promozione Girone A. Detto questo, adesso passo al settore giovanile, che non trascuro mai perché è importante evidenziare le prestazioni positive del settore giovanile del Manfredonia Calcio, partendo come al solito dalla Juniores, che ha battuto fuori casa il Canosa per 4-1 ed è prima in classifica a 20 punti. Poi vi sono gli allievi provinciali, sia l'Accademia che ha battuto l'Accademia di San Giovanni Rotondo per 6-2, e poi vi sono il Manfredonia Calcio, ha battuto il Foggia FC 5-0, entrambi gli allievi sia dell'Accademia Calcio di Manfredonia che del Manfredonia Calcio sono primi in classifica a pari punti, a 18 punti in classifica. Poi vi sono i giovanissimi. Vi è stato il derby tra l'Accademia Calcio 1932 e il Manfredonia Calcio 1932 di Franco Gasso. La partita si è conclusa con un pareggio per 1-1 ed è il Manfredonia Calcio è a quota 20 punti in classifica, mentre l'Accademia ha 19 punti. Passiamo a parlare invece del campionato nazionale di Serie Z Girone H. Il Foggia ieri è riuscita in zona Cesarini ad agguantare il pareggio contro il Fasano, che si era portato in vantaggio sul Foggia Calcio per 2-1 per tutta la seconda frazione di gioco. Era passato in vantaggio il Foggia al primo tempo con Cipolletta al 19° del primo tempo e poi Diaz, autentico fuoriclasse tra virgolette del Fasano, ha segnato 2 reti al 67° e all'81° del secondo tempo, portando il Fasano in vantaggio sul Foggia Calcio. Soltanto una manciata di secondi dalla fine della gara ci ha pensato Capitan Gentile a segnare il gol del pareggio per il Foggia Calcio, che è a quota 38 punti in classifica, soltanto a 2 lunghezze dal Bitondo, che ieri ha vinto con un secco 2-0 contro il Francavilla. Ha vinto in trasferta anche l'audace Cerignola, in effetti ha vinto contro il Casarano per 2-1, un autogol del Casarano e poi sempre il solito Rodriguez del Cerignola
hanno consentito alla Cerignola di ottenere un'importante vittoria in trasferta e si è portato a quota 31 punti in classifica, quindi soltanto a 9 lunghezze dalla prima posizione occupata dal Bitondo. Quindi una prestazione importante è quella del Cerignola, e il Foggia purtroppo è incappato in un pareggio che la porta a 2 punti di distanza dal Bitondo. Qual è il problema del Foggia? La mancanza di un attaccante. La società non è riuscita ad acquisire le prestazioni sportive di un attaccante che faccia la differenza e consenta al Foggia Calcio di segnare più gol di quelli sinora segnati, anche perché il Foggia ha vinto tante partite grazie anche all'ottimo impianto difensivo della squadra. Staremo a vedere cosa succederà. Passiamo a parlare adesso del calcio a 5. La Simma Fadonia Calcio a 5, dopo la pausa natalizia, ha disputato sabato una amichevole contro il Torre Maggiore, squadra che milita nel campionato nazionale di Serie B, e ha battuto il Torre Maggiore per 8-4. Era un test, una sgambettata per gli uomini di Mister Monsignori in vista dell'importante e delicato incontro in trasferta che disputerà sabato prossimo contro il Cassano, che abbiamo affrontato all'andata, e la partita è finita con un 3-3. Bene, una partita difficile quella che la Simma Fadonia Calcio 5 dovrà affrontare sabato contro il Cassano, che milita a punti 22 in classifica contro i 19 della Simma. Ma è una Simma che si è rinforzata, prima della pausa natalizia con il tesseramento di un pivot e di un difensore centrale, e la differenza si è già vista, e speriamo che la Sim possa battere il Cassano e continuare nel suo campionato molto ma molto positivo sino a questo momento. Passiamo al basket. La SSD Angel ha giocato in trasferta contro la Lupa Lecce e ha perso per 83-73 e milita a 8 punti in classifica in zona play-out, ma il campionato è lungo. Questa squadra ha subito anche degli infortuni importanti, vi sono tante altre partite da disputare ancora, e speriamo che la stagione della SSD Angel possa subire una svolta positiva e tirarsi fuori dalla zona play-out. Detto questo, io ho terminato, non mi resta che salutarvi tutti quanti e augurarvi una buona Epifania, e vi do appuntamento al prossimo appuntamento con il punto. Ciao a tutti!